Buongiorno e buona settimana a tutti. Oggi è lunedì 15 giugno 2020. Bene, cercherò di fare un breve commento del pay per view che è andato in onda la notte tra ieri e oggi al Performance Center di Orlando della WWE Backlash 2020. Beh, il pre-show non l'ho visto comunque. A parte il pre-show, tutti i campioni sono rimasti tali, quindi appunto nel pre-show Apollo Crews ha difeso con successo il titolo degli Stati Uniti contro Andrade, che oltre all'assistenza di Zelina Vega c'era anche Angel Garza. Poi comunque ho visto nell'ampia sintesi che ho guardato io, sono intervenuti Kevin Owens, insomma, ci sono state interferenze. Nello show principale, Bayley e Sasha Banks, anche loro, hanno difeso con successo le cinture femminili contro Alexa Bliss e Nikki Cross, le iconiche, Billie Kay e Peyton Royce in 8 minuti e 50. Beh, inizio secondo me non proprio travolgente, comunque diciamo che sì, cioè non è stato proprio il massimo, comunque più o meno ci sta, voglio dire, non è che mi posso fare il sangue amaro per loro, nel senso che poi vi spiego perché sto dicendo così ora, comunque. Poi Sheamus e questo match sì che mi è piaciuto. Sheamus ha battuto Jeff Hardy in 16 minuti e 50, minutaggio giusto. Jeff Hardy ha sofferto parecchio. Il terzo match dello show principale, Asuka contro Nia Jax, questo non mi è piaciuto. Perché? Non perché Nia Jax sia superiore fisicamente ad Asuka, ma perché mi aspettavo un risultato deciso. Invece, anche se il match è durato meno di 10 minuti, ma il tutto è stato portato a tarallucce e vino, ovvero un doppio conteggio, e quindi Asuka rimane campionessa e buonanotte suonatore. Poi Braun Strowman che ha battuto The Miz e John Morrison in 7 minuti e 20 in un match ad handicap 1 contro 2. Buono qui, contento. Ovviamente The Miz e John Morrison hanno messo i bastoni tra le zambogne, giusto per scherzare un po' a Braun Strowman. Bravo Braun che però, se non mi sbaglio, in quello che in realtà doveva essere un match titolato tra gli Street Profits e i Viking Raiders in questo pay per view, che però non si è tenuto per via, insomma, delle tante botte che ci sono state, mi sa che il tutto è stato pre-registrato. Invece i match al Performance Center erano live. Mi sa che la macchina di Strowman è stata per la seconda volta distrutta. Dopo la distruzione da parte di The Miz e John Morrison, ora i Viking Raiders e gli Street Profits dovranno sborsare i soldi per pagare i danni all'auto di Braun Strowman, che appunto ha mantenuto il titolo universale. The Miz contro Bobby Lashley, questo anche bel match, devo dire l'agonismo c'è stato tutto, se non che poi l'impertinenza di Lana ha causato come il tracollo, che è la famosa capocciata di Drew McIntyre al suo avversario. Poi Lana è caduta, ha travolto MVP e è finito tutto con una Claymore Kick, quindi lo scozzese in giaccona, Drew McIntyre ha mantenuto la cintura in 13 minuti e 15 secondi. Ma ora veniamo ad un'opinione su cui io
Sì, ho letto poco fa qualcosa, però allora io ve la spiego così. A me piace un match che abbia una durata massima, vi posso dire 20-25, massimo mezz'ora, ma deve essere proprio accattivante. Il discorso di Randy Orton che ha battuto Edge. Però sentite bene, 44 minuti e 45 secondi. Per me non la vedo tutta negativa questa cosa, ma a livello personale, se avrei gestito io un po' la cosa, anche se, come ho letto, ho visto anche alcune immagini, però non la sintesi del match, è vero che leggevo da fonti anche italiane. Hanno imitato tante mosse di grandi lottatori. Questo va benissimo, però secondo me potevano stringere un po' il limone perché già a WrestleMania il match è stato lungo. Qui è successo ancora di più, nel senso che cioè, il match è durato 3 quarti d'ora. Mi sembra un po' esagerato. Questo non mi preclude comunque il mio pensiero sul pay-per-view in toto. Che sappiamo, Backlash non è diciamo un pay per view di quelli più importanti, però anche questo come ritmo è stato discreto. Non mi è dispiaciuto tutto tranne qualcosina che vi ho detto. Ora non mi ricordo se sono all'1-1 Randy Orton ed Edge, però io mi auguro che se proprio fanno un'altra sfida tra loro due, cioè andate a dimezzare il tempo, fate massimo una mezz'oretta, ma 44 minuti e 45 secondi, e credo di non pensarlo solo io, qualcuno si potrebbe stufare, oppure. Chi magari lo ha visto in America, visto che è lì comunque in un orario serale che si è svolto il pay per view, magari c'è chi lo è riuscito a vedere tutto quest'ultimo match. Comunque, io non metto in dubbio l'impegno di Randy Orton ed Edge, solo che critico un po' la scelta di far durare questo loro secondo confronto nel ring ancora di più della durata di WrestleMania. Comunque, ognuno ha i suoi gusti, i suoi apprezzamenti e questo è il mio. Che dire, dalla puntata della notte tra oggi e domani inizia un nuovo percorso che porterà a domenica 19 luglio ad Extreme Rules. Ora però sono curioso, chissà, magari io, come ho detto in qualche video precedente, mi auguro magari un bel Rey Mysterio contro Seth Rollins, con chissà una vittoria di Rey Mysterio con aiuto di Dominic. Oppure tradimento di Dominic su Re Mysterio, oppure il 3 contro 3, insomma, io credo che si possa fare tanto. Poi, per quanto riguarda gli Street Profits contro i Viking Raiders, cioè io sono anche contento che la federazione magari sta, tra virgolette, giostrando un po' la situazione delle cinture di coppia di Raw, così però. Bisogna arrivare comunque a una finalità, quindi anche perché, come non dico soltanto io, dicono in tanti YouTuber, cioè la categoria tag team purtroppo è sempre stato un anello debole. Comunque, insomma, abbastanza discreto, il pay-per-view, sì, sufficienza. Scusatemi se magari mi mostro così, però ci sono anche altre questioni un po' private che ovviamente non posso dire. Comunque, tutto bene, ho detto, avrei ridotto un pochino, magari pure a 25-26 minuti il match tra Edge e Randy Orton, perché
Purtroppo stamattina quando ho visto dalla fonte che sto vedendo anche ora la durata, ho detto mamma mia, è che addirittura 3 quarti d'ora. Comunque, domani ci sarà la recensione su Raw, spero che sia una bella puntata e spero per quanto riguarda Asuka che, diciamo, perché è vero che Nia Jax fisicamente è più robusta. Ma io mi aspettavo un esito. Staremo a vedere. Grazie a tutti, vista l'ora, buon pranzo e ci vediamo alla prossima. Ciao!